Mister, buonasera. Prima di passare alla partita di domani, voglio fare un piccolo cenno a Cosenza, perché c'è una frase che, guardando la partita anche dopo, ricordavo, direi, che durante l'anno diceva spesso che questa squadra non è fatta per soffrire, non è fatta per giocare d'attesa, è una squadra che deve sempre cercare di fare la partita ove possibile. Le ultime gare hanno messo in evidenza probabilmente proprio questo, cioè quando la squadra deve stare un pochettino bassa fisiologicamente o per paura, non riesce, cioè va in sofferenza. Le chiedo, da questo punto di vista, se per lei è ancora forte la paura di poterla portare a casa, di vincere, oppure se parlando col suo staff si è reso conto che magari c'è anche fisiologicamente un abbassamento dovuto alla preparazione fisica. Ma può essere vero, può essere tutto il contrario di tutto. Noi non abbiamo cambiato nulla rispetto all'andata. Facciamo le stesse sostituzioni spesso, all'andata ci andava sempre bene, adesso è un momento dove abbiamo perso un po' forse di aggressività, per cui paghiamo al primo errore, però noi dobbiamo andare avanti. Ci dispiace molto per il derby, era una partita che avevamo ormai non fatta bene, non come giochiamo noi di solito, però ormai era da portare a casa, purtroppo su due episodi non sia stati bravi, però tutto questo deve essere alle spalle, dobbiamo pensare alla partita di domani. Abbiamo una grande occasione, l'ultima partita in casa l'abbiamo vinta, nelle ultime tre partite in casa due le abbiamo vinte, per cui torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, abbiamo voglia di riscattarci. La squadra insieme a me ha fatto un grandissimo gesto, ha chiesto di andare in ritiro un giorno prima, perché veramente questi sono ragazzi straordinari che hanno senso del dovere. È stato un gesto che mi hanno chiesto e ho accettato insieme alla società, perché veramente sono sempre più fiero di allenarli. Ci dispiace per gli ultimi risultati, ma come dicevo, dopo la partita a Cosenza abbiamo una classifica molto importante, bella, nessuno ce l'ha regalata, l'abbiamo conquistata. Non siamo probabilmente nel nostro miglior momento, ma adesso abbiamo recuperato tutti i giocatori. Oggi vederli allenare è stato uno spettacolo. Ci abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione. Io sono molto positivo, sono molto felice. Abbiamo dato un obiettivo, ci eravamo detti a inizio stagione che era difficile dare un obiettivo, invece adesso ce lo siamo dati, molto importante, che è quello di raggiungere i playoff, perché abbiamo pensato che questa squadra, visto le prestazioni che ha fatto in tutte fino ad ora, può raggiungerlo, per cui ce la metteremo tutta e speriamo di farcela. Rino Tebbala, quotidiano del Sud. Mister, cosa sarà cambiato nel Parma dall'andata ad oggi? Ha fatto progressi questa squadra? Beh, ma il Parma, insomma, il valore del Parma lo conosciamo tutti. All'inizio dell'anno era considerato insieme al Genoa e al Cagliari come la principale candidata alla Serie A. Ha giocatori molto esperti, molto forti, giovani importantissimi, titolari nelle nazionali, per cui è una partita impegnativa, un grande allenatore, però se abbiamo 5 punti in più vuol dire che fino adesso qualcosa di meglio abbiamo fatto, però è chiaro che per battere il Parma, che tutti noi reputiamo una delle favorite alla Serie A, ci vorrà una grande regina, ma noi siamo pronti, abbiamo spesso fatto delle grandi partite, soprattutto con squadre forti, l'andata ci brucia ancora, per cui io sono convinto che la squadra, la rabbia che ha per aver perso quel derby, la riserverà domani, la butterà tutta in campo, sperando di fare un'ottima partita. Lucio Zuccalà, Gazzetta del Sud. Mister, faccia finta di avere cominciato adesso. Le chiedo, il suo pensiero in questo momento complessivo, lei ha detto delle cose ovviamente e non le possiamo trascurare, nella sua mente che cosa pensa di questo punto del campionato della Regina e sulle prospettive, sulle possibilità che la Regina faccia bel gioco, ottenga punti, al di là, insomma, se siamo stati in ritiro, se non siamo stati in ritiro? Ma guarda, io ci eravamo detti che il presidente aveva detto, Cardona aveva detto che a fine marzo avremmo dato un obiettivo. All'inizio ne avevamo uno, che era quello di giocare bene e poter non soffrire. Questo l'abbiamo raggiunto, adesso ce ne siamo dati un nuovo molto importante, che penso sia di grande soddisfazione per tutti noi, per l'ambiente, perché potersi giocare il raggiungimento dei playoff per poi giocarci la Serie A, se ce la faremo, sarebbe un traguardo importantissimo. Poi è chiaro che ultimamente non abbiamo raccolto quanto meritato, a parte Cosenza dove non abbiamo fatto una buona gara, sono stato il primo a riconoscerlo, nelle altre abbiamo perso
per episodi, per insomma, tutti sappiamo quello che era successo in altre partite, per cui io sono molto fiducioso. Non è che il campionato possa partire, guardare le ultime, in queste 8 partite dovevamo fare di più. Prima forse abbiamo fatto di più di quello che era le nostre possibilità, adesso stiamo facendo meno. Alla fine penso che troviamo l'equilibrio giusto. Come dicevo prima, adesso abbiamo tutta la rosa a disposizione, ho ampia varietà di scelta, i giocatori comunque ci credono. Oggi a loro, che era qua esposta, l'ho anche messa via, ho fatto vedere la classifica, perché tutti guardiamo i 5 punti di vantaggio sulla nona, ma abbiamo 5 punti il Genoa, per cui noi dobbiamo andare in campo, giocarcela, essere felici per questa classifica, non andare dietro a troppe chiacchiere, perché è chiaro che quando si perde ci sono tanti pareri negativi, ma io so che la gente vuole bene questa squadra, per cui quello che chiedo ai tifosi, che sono sempre stati fantastici, quelli domani, di riempire il nostro stadio, aiutare questa squadra che ha grande bisogno di loro, e a fine partita noi cercheremo, vedremo cosa ci saremo meritati, se gli applausi e i fischi, ma durante la partita mi auguro che ci aiutino, perché questa squadra, al di là del derby, al di là di qualche sconfitta, sta mantenendo fede, anzi sta dando anche di più di quello che pensavamo. La concorrenza per questi playoff, i primi 10 posti rispecchiano un po' la situazione dei valori veri, oppure ci possono essere anche delle squadre che, venendo da sotto, possono entrare nell'area dei playoff? Lei cosa ne pensa, da quello che ha visto? Ma è molto equilibrato, perché insomma, se pensiamo all'Ascoli, insomma, in 4 partite ha fatto 10 punti ed è ritornata in lotta per i playoff, per cui i giudizi, le classifiche cambiano da un giorno all'altro. In questo momento, secondo me, al di là dell'obiettivo che abbiamo dato, la nostra testa, il nostro obiettivo è soprattutto sulla partita di domani. Abbiamo uno scontro importante contro una delle squadre, come dicevo prima, a detta di tutti, non mia, tra le più forti del campionato, per cui andiamocela a giocare, facendo una grande partita, giocando bene, perché noi non possiamo prescindere da questo, ritrovando aggressività, perché è questo che forse l'ultima partita ci è mancata, non so per quale motivo, però la squadra sta bene, io sono molto fiducioso. Lorenzo Vitto, Gazzetta dello Sport. Non hai mai parlato di riserve e titolari, per te sono stati sempre 23 calciatori, forse sei rimasto deluso di qualche calciatore che non ha risposto in pieno quando è stato chiamato in causa? No, guarda, sinceramente questa parola di delusione non ce l'ho, perché è vero che chi ha giocato meno probabilmente è stata colpa mia, gli ho dato meno spazio, e poi non è facile magari dopo un mese e mezzo giocare titolari, una partita difficile, adesso al di là dei cambi di Cosenza lì siamo mancati, è stata una partita storta, insomma penso che nelle partite storte ricordo il secondo tempo del Frosinone, il primo tempo di Venezia e la partita di Cosenza, per cui se penso che dopo quante partite, non mi ricordo neanche, fino adesso... Siamo già 27-28 partite, me ne ricordo 2 o 3 sbagliate, 2 per un tempo, vuol dire che la squadra comunque, al di là di una sconfitta, una vittoria, ci ha dato dentro. Come dicevo oggi, vedere allenarsi tutti, insomma, perché domani insomma mancherà solo purtroppo ancora Ricci e Boa, un piccolo distorsione alla caviglia, ma gli altri ci saranno tutti, e penso che essendoci tutti mi sento veramente forte, sono sincero, per cui secondo me abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, e domani speriamo di fare una grande partita. Hernani è recuperato? Sì, Hernani è a posto. Gagliolo? No, domani gli unici 2 che mancheranno sono Ricci e Boa. Mario Bacellieri. Ciao mister. Ciao. Dopo la gara di Cosenza hai detto ci dobbiamo dare una svegliata a tutti, in particolare anche io, cioè, ma pensai che cosa si deve svegliare, nella gestione settimanale o in quella dei 90 minuti, secondo te? No, ma io, perché voglio che quando perdiamo se la prendino con me, voglio che lasciano stare i miei giocatori, perché so quello che fanno, io ho le spalle larghe, so benissimo che un allenatore quando vince le ha azzeccate tutte e magari quando perde le ha sbagliate tutte, ma questa fa parte della regola del gioco, noi non abbiamo... Per cui l'ho detto perché lo penso, quando si perde si è tutti colpevoli, eravamo molto dispiaciuti, però la squadra, come dicevo prima, secondo me il fatto di chiedere di andare in ritiro è stato veramente senso del dovere, voglia di riscatto, per cui sono molto felice che questa squadra abbia
abbia questo dentro di sé, perché alla lunga questo ci potrà dare beneficio, insomma, come è stato fino adesso. Consolato Cicci. Mi ricollego proprio a questa risposta, perché io avrei voluto chiederle, forse l'obiettivo playoff responsabilizza ancora di più la squadra, la butto lì, magari qualcuno ha pensato ci siamo salvati, non che noi dovessimo scendere in campo, però magari l'attenzione si può un po' più abbassare, invece con l'obiettivo playoff si rialzano un po' anche gli obiettivi, la responsabilità in generale. Ma guarda, questo obiettivo l'ho voluto dare, ho anche anticipato il presidente, che lo ringrazio che è qua, ma prima lui non c'era e ho detto che l'avremmo detto a fine marzo, ma invece penso che sia arrivato il momento, ma noi siamo molto felici di dare un obiettivo che era il nostro sogno, di poter andare ai playoff e potercela giocare, per cui non l'abbiamo dato per senso di responsabilità alla squadra, perché pensiamo che questa squadra abbia senso della responsabilità. Mercoledì, martedì nel spogliatoio erano distrutti, però hanno chiesto di andare un giorno prima per cercare di vincere questa partita domani contro una squadra molto forte, per cui penso, come dicevo prima, che darsi un obiettivo così prestigioso in questo momento è senso di responsabilità e voglia di raggiungerlo. Non so se ce la faremo, ma io sono molto fiducioso, perché vedo una squadra comunque forte, come dicevo prima, adesso abbiamo recuperato tutti e veramente l'imbarazzo della scelta per fare la formazione. Altre domande? Lorenzo Vitto e poi Dario Bacino. Per Parma cosa nascondono le insidie di questa squadra che ha perso in casa domenica scorsa, però ha vinto pure a Frosinone 4-3? Cosa c'è da temere maggiormente, a parte l'approccio della regina? Perché l'approccio della regina, quella delle prime giornate, sicuramente non c'è questa paura, questa a temere questo avversario. No, ma noi paura non l'abbiamo mai avuta di nessuno, dobbiamo avere grande rispetto. Come dicevo prima, i pronostici all'inizio davano Genova, Parma e Cagliari come tra le favorite. È chiaro che quando hai Buffon, Vasquez, non è Ansaldi, oltre a giovani molto forti, sei una delle favorite, per cui io non sto a guardare. Penso che invece essere lì a lottare con loro, avere qualche punto in più, penso che deve darci forza per pensare che fino ad ora comunque abbiamo fatto delle buone cose, che va cambiata chiaramente gli ultimi risultati, perché non ci piacciono, però le ultime tre partite in casa ne abbiamo vinte due, torniamo a giocare davanti al nostro pubblico e penso che questo possa essere un motivo di grande forza per noi, ecco. Sì, mister, senza dare tanti punti di riferimento al Parma, però questa squadra, la regina, ha fatto la maggior parte dei punti col falso 9 e ho notato anche che con una punta centrale, a parte la Ternana, si limitano anche gli inserimenti di Fabian, non so se per scelta o perché c'è una punta lì in mezzo, cioè potrebbe essere un ritorno all'antico. Ma non penso assolutamente, anche perché Strelec e Gori le ultime due partite hanno fatto tutte e due gol e hanno fatto tutte e due molto bene, per cui non penso in questo momento, insomma il trend è questo, ma noi vogliamo, come dicevo prima, tornare a fare una grande partita, abbiamo grande fiducia, abbiamo un'ottima classifica, abbiamo perso un derby e ci rode, per cui mi auguro che domani la squadra riversi tutta la rabbia che ha accumulato in questi giorni sul campo facendo una grande partita. Rino Tebba. Non è una domanda, solo possiamo fare un pronostico per domani? Pronostici? Una cosa nuova. No, facciamo una battuta, visto che stiamo facendo i risultati dell'andata al contrario, domani sulla carta dovrebbe essere buona. Ma voglio dire, questo Frosinone che se n'è andato lassù sembra una lepre inseguita dai cani, è davvero irraggiungibile? Beh, ma il Frosinone, io cosa ho detto, deve essere preso da esempio, perché il Frosinone viene da un percorso importante, meritatamente lì, ma l'anno scorso il Frosinone ha la stessa rosa, ha tenuto lo stesso allenatore, ha messo giocatori importanti, ha avuto pazienza, ha passato anche momenti l'anno scorso difficili, ma essendo uniti, e questo ci deve dare grande insegnamento a tutti, poi i risultati col lavoro sono venuti, per cui noi dobbiamo prenderlo. Non è brutto dire, quando si prende esempio da qualcuno che ha fatto qualcosa di importante, sono meritatamente primi, andranno in Serie A perché se lo sono meritati, ma il loro percorso non inizia quest'anno, ma inizia come ce lo siamo posti noi, con pazienza, passando anche da qualche sconfitta,
se tutto l'ambiente sarà bravo a remare nella stessa direzione, perché penso che tutti voi, come me, come la società, vuole il bene della regina, piano piano ci prenderemo le soddisfazioni che meritiamo. L'ultima domanda di Consolato Ciccio. Semplicemente su Galabinov, a che punto è e se c'è la possibilità magari cominciare a vederlo anche a, non dico dal primo minuto, però insomma anche a gara in corso. Beh, Galabinov viene da un infortunio complicatissimo, difficilissimo, è tornato 3 mesi prima del previsto, per cui è chiaro che un po' di pazienza ci vuole. E secondo me in questo momento può essere negli ultimi 20 minuti molto importante. Piano piano cercherò di fargli trovare la condizione. È un giocatore che sappiamo tutti il valore che ha, e insomma davanti siamo in tanti, bisogna avere anche lui, abbia anche un po' di pazienza, ma sta lavorando bene. Ha anticipato, come dicevo prima, di 3 mesi il rientro su un infortunio molto complicato soprattutto per un giocatore come lui, però io sono fiducioso che Galabino potrà darci una grande mano. Grazie. Grazie. Grazie.